Non sono mai stato qui prima. Che strano posto. Ragazzi, entrate, vi stavamo aspettando. I baby Pokémon hanno bisogno di genitori. Prendete me, sono una brava ragazza. Oh, sono come lei, ma meglio. Scelgo Pichu. Ottima scelta, giovanotto. Tutto quello che devi fare è firmare i documenti. Bene, Abra, benvenuto nella tua nuova casa. Ma ci hai visto? Perché l'hai nascosta? Ti darò tutti i miei soldi per quel Pokémon. Assolutamente no, è rapida, c'è un Pokémon unico. Sì, lo sono. Dovrete combattere per me. Beh, scegliete i vostri Pokémon. Pronti? Wow! Ok, Ash, preparati a perdere. Rapida, Ash sarà mia. Passaggio alla modalità silenziosa. Pika, Snorlax, Charizard! Ehi, non è giusto! Piangi! Abra, scelgo te! Oh, sembra che qualcuno sia sfortunato! Pronti per la sfida del cibo! Trump Food! Incredibile, wow! Sembra deliziosa! Sentiamo il profumo! Ehi, cos'è stato? Riprova? Pensi che sia divertente? Ok, fammi riprovare! Cosa? Gliela farò vedere io! Forza, Rapidash! Oh, non ci separeranno adesso! È di nuovo Rapidash! Grazie per l'extra! Ora basta! Pronto, cibo a domicilio? Un ordine speciale! Grazie! Ecco qua, il tuo ordine! Wow, più veloce di Rapidash! Oh no, di nuovo! Molto gentile da parte tua! Ancora una! Grazie! La smetti! Basta, dammene un'altra! Grazie! Bene, adesso! È insopportabile! Almeno lasciami dare un morso! Forse solo uno! Ops! E invece no! È così crudele! Signore, sei pregato di pagare il conto! Vado a controllare il mio conto in banca! Allora paghi tu! Ma quanti zeri sono? Eh sì, sono tanti! Adesso tocca a me! Forza, Snorlax! Attenzione! È perché ci siamo riuniti qui! Oh wow! Che carine! Mie care, venite da... Ma come? Ehi, tu hai le tue! Che peste! Bene, ok, ne ho altre! È l'anello sbagliato! Ne avevo uno dolce! Oh, i miei dolcetti! Tutti in una volta! Ne ho avuto abbastanza! Ridammi le mie ciambelle subito! Oh! Scotta! Pensi di poterla fare franca? Beh, non è così! Vuoi una ciambella? Sì! Non puoi averla! Sei così cattiva! Ti sfido a duello! Che buona! Ehi, dici sul serio? Va bene, ma sbrigati! Oh, non puoi tirarti indietro! Dai! Ti incenerirò senza nemmeno muovermi! E dai, provaci! Sono una roccia! Non ho paura di niente! Non vali nemmeno le mie fiamme! Prendi questo! Oh, proprio nel cuore! Ora sono una ciambella anche io! Povero Snorlax, desiderava tanto volare. Penso che se ne sia già pentito. Charizard, scelgo te! Ti sono mancata? Aggiungiamo un po' di calore a questa sfida. Ah, ok, preparati a essere schiacciata. Senza la salsa piccante è uno spreco di soldi. Vuoi vedere un po' di vera velocità? Guarda! Qualcuno rimarrà senza cena... Mi è venuta un'idea! Sarà divertente! Raffreddiamola un po'! Ho un sacco di tempo! Posso filarmi le unghie o anche il corno? Devo tenerlo curato! Beh, penso che sia giunto il momento! Vediamo se ti piace, Charizard! Tu-tu-tu-ru-tu-tu, rimettiamo tutto a posto! Possiamo continuare? Buon appetito! Ha funzionato! Aggiungiamo un po' di piccantezza a questa sfida! Ehi, cosa succede? Dai! La salsa è arrabbiata con me! È ora! Volevi la salsa, Cherry? Ce l'hai! Oh no! Ora sono ricoperta di peperoncino! È opera tua? E di chi altro, perdente? Cattiva! Cherry, calmati! Sai cosa? Non chiamarmi mai più! Me ne vado! Addio, Ash! Pensavi di aver vinto? E invece no, Rapidash! Chiamami Signor Multiverso! Non puoi battermi questa volta! Hai paura?
Cosa ti è successo? Sei stato punto dalle api? Mi sono allenato duramente e quando non avevo più forza mi ricordavo del perché mi stavo allenando. Per le deliziose ciambelle che mi hai portato via. Non accadrà più. Ho giurato che sarei diventato più forte per avere la mia vendetta. Il duro allenamento non è stato vano. Ho sudato parecchio. Anche Ash apprezza la mia determinazione. Vieni qui. Potresti darmi una mano, per favore? Arrenditi. Non credo. Ehi, ragazzone, non ti dispiace provare un gusto nuovo, vero? Oh, oh, non farlo! Sapevo che saresti scoppiato! Ecco che arriva il gusto della vittoria! Boom! Hai visto? Togliti di mezzo! Ora è il mio turno! Andiamo, ragazzo, dalle una lezione! Ciao! Non aspettarti nessuna pietà questa volta! Sei pronto? Andiamo allora! Prima le donne! Preparati! Ehi, cos'è successo? Di nuovo i tuoi piccoli scherzi? Sembra che qualcuno stia rallentando! Abra! Ascolto e obbedisco! Ha funzionato! Ora sarà un gioco da ragazzi! Sì! Ancora? Ora me la pagherà! Rendiamo questo gioco un po' più difficile! Non pensavo di dover arrivare a questo, ma non mi lasci scelta! Ti farò ballare! Cosa sta combinando? Hai visto? Ecco, il mio frappè rinforzante! Non potrai fermarmi! Cosa sta succedendo? Prendi! Wow, che potenza! Oh! Mangia! Non soffocare! Sguardo attivato! Obiettivo rilevato! Fatto! È un trucchetto! Dove sono? Ops! Devi vederlo! Non è la mia giornata! Oh, che cos'è? Sono pronta! Cominciamo allora! Che cocktail delizioso! Vuoi portarmelo via? Sta scherzando? Nessuno ha paura di Gengar! E dov'è il mio drink? Il prossimo! Wow, questo è ancora più bello! Sì, è il ragazzo più bello che abbia mai visto! Ehi, non ti vuoi presentare? Sono Gengar! Non di nuovo! Oh! Aspetta il cocktail! Oh, andiamo! Non gli ho nemmeno urlato contro! Cosa? Non puoi togliermi tutto! La mia lingua! Fredda come il cuore del barista! Non giocare con il fuoco, Gengar! Potresti bruciarti, è chiaro? Oh, non me l'aspettavo! Presto, devo vincere! Oh no, il mio frappè è diventato un gelato! Che perdente! È caduta nella sua stessa trappola! Oh, silenzio! Siete voi perdenti! Questo è imbarazzante! Aiuto! Altri 5 minuti! Aspetta, dov'è lo specchio? Ash? Ok, ci penso io. Aspetta un secondo. Queste non sono mie! Questo no! Questo è quello che mi serve! Andiamo, ragazzi, le vostre labbra sono già blu! Ho fatto il meglio che potevo! Abra! E io amo te, tesoro! Dove sei? Allenatore, cosa ti è successo? Stai bene? Ah, dobbiamo fare qualcosa! Abra! Oh, idea! Imposto il timer per un minuto! Ehi, Ross, sono l'unico a vederlo! O anche tu stai avendo un colpo di calore! Ah! Abra, grazie! Sei il mio Pokémon preferito ora! Posso andare adesso? Allora, come affrontiamo Rapidash? La senti? Puzza di bruciato! Nessuno riderà più di Gengar! Cos'è quell'aroma meraviglioso? Dovrò dare un'occhiata! Hamburger! Ok, immagino che la vendetta possa aspettare! Voglio cuocerlo lentamente! Buon appetito, sarà divertente! Tutto è delizioso e salutare! Sembra appetitoso! Ehi! Cosa c'è che non va? Perché è così duro? Gengar? Meglio mangiarlo prima che si raffreddi, eh? I miei denti! Oh, ecco che arriva la nostra bella signora! I miei denti! Ci penso io! Un regalo? Per me? Ah, sto scherzando! Ehi, dove state andando? Fantastico, questa è la mia occasione!
Raichu! Strano posto. Oh, ciao, sono Raichu. Piacere di conoscerti. Non mi interessa. Volevo fare amicizia. Oh, una torta, evviva! Ehi, non toccarla! L'ho vista prima io. Lascia andare il piatto, non vuoi farlo con le buone? Hai iniziato tu. Ridammela. Ah, ho vinto. Eccoci. Ehi, dov'è sparita? Quell'unicorno. Beh, chi ha vinto? Guarda, chi è? Ah, tu! So come renderla ancora più gustosa. Prima il ketchup. Più ce n'è, meglio è. Oh, allora non la mangerà nessuno. Ti potrei perdonare per la torta, ma c'era sopra il ketchup. Non innervosirti, sei più forte di così. E più di quello stupido unicorno. Sul sentiero di guerra. Ah, cos'ha che non va? Raichu! Nessuno può fermarmi adesso! Ah? Stai piangendo? Ho perso! Alzati, dai! Facciamo pace! Pace! Grazie, Raichu! Oh, se Raichu ha vinto, allora il Pokémon è mio! Ehi, non è un trofeo! Sì, smettetela di opprimerci! Sì, sì! Rah! Meglio non scherzare con noi! Charmy, sei con noi, vero? Adios, allenatori! Tutti i Pokémon vengono con me! I miei amici! Cosa vuoi dire? Ross, sei con me, vero? Ho paura, Ash! Me ne vado! Addio, Ash! Devo andare anch'io! Raichu! Brrr. Ash ha frainteso? Non esiste! Non ha abbastanza ciabatte per gli ospiti! Guarda che c'è! Charmander e Jigglypuff! La festa sarà divertente perché ci saranno anche Eevee e Beedrill! Meglio entrare finché ci sono ancora snack e bevande! La festa sta andando alla grande! Musica e tanto divertimento! Ma c'è qualcuno che non è molto felice della festa! Cosa sta succedendo qui? Oh! Charmander renderà ogni festa calda come il fuoco! Auguri, Pichu! Buona giornata dei Pokémon a tutti! Ash lo chiamerebbe il giorno del caos. I Pokémon hanno deciso di festeggiare facendo rumore. Ma avrà sonno. Non c'è da stupirsi, è stato seduto accanto a Jigglypuff tutta la notte. Nessuno può resistere al suo canto. Ash vuole fermare questo casino, ma sembra che non sia l'unico. Altri ospiti? Non ci sono già tutti i Pokémon qui? Oh oh, sembra che la festa sia finita. Ash non sa nemmeno cosa dire. Meglio che lo facciano gli ufficiali. Pikachu è accusata di aver rapito Pichu. Ed è molto grave. I Pokémon sono troppo sensibili per un simile colpo di scena. È improbabile che trovino degli avvocati. Ma Pikachu non gli darà a Pichu. Al poliziotto non importa. Perché anche Pichu andrà in prigione. Agente pronto a prenderli in custodia. Cosa? Come hai fatto? Pichu non perderà l'occasione di dare una lezione al cattivo. Pikachu non lascerà mai che la bambina si faccia del male. Vediamo cosa succede in tribunale. Pikachu, sei accusata di aver rapito un Pokémon. Ti condanno alla sospensione a vita dalla tua Pokéball. Portala via, agente. Sembra che qualcuno le stia aspettando. Ross. È qui per Pichu. Pikachu non riesce a crederci. Ma Pikachu dovrebbe essere più preoccupata per se stessa. Ross ha separato le amiche e resterà impunito. Pikachu è fuori di testa dalla rabbia. Non può uscire senza una chiave. Sembra che dovrà convivere con la sua perdita. Ehi, cos'è quello strano suono? Sembra provenire da qualche parte nella cella. Devo averlo immaginato. Ora è anche più forte. Attenta, Pikachu. È Gengar. Questa è la sua cella e stava aspettando dei visitatori. Probabilmente arrabbiato per non essere stato invitato alla festa. Sembra che Pikachu sia con le spalle al muro, quindi dovrà difendersi. Pikachu deve fare qualcosa. Probabilmente sarà meglio fuori. Facciamo finta di niente. Nel frattempo Ash si sta ancora riprendendo dagli eventi della giornata. Non solo hanno combinato un putiferio, ma sono state anche sbattute in prigione. Sembra che non posso farcela da solo. Avrà bisogno di un intero team di professionisti. Pikachu indossa un uniforme dai colori vivaci, ma non ne è molto contenta. Ehi, Pikachu! Attenzione, c'è la guardia! Scelgo te!
Snorlax e Jigglypuff sono pronti ad aiutarti. Ash ha escogitato un piano di salvataggio. La guardia è l'unico ostacolo. Deve essere messa fuori combattimento. Chi c'è? Tutti a terra! Scappate! Jigglypuff ha deciso di cantare una canzone. Snorlax è stato fregato da questa canzone molte volte, ma ora deve salvare la sua amica. Ottima scelta, Jigglypuff! La guardia si è addormentata profondamente. Grande! Pikachu è quasi libera. Basta non svegliare la guardia. Pikachu, sono tutti qui per te. Guarda cosa hanno preso per te i tuoi amici. Snorlax nel frattempo lotta con la sua bestia interiore. Non farlo, Snorlax! Chi vincerà? La ragione o la fame? Che differenza fa? Oh no! La ciambella era collegata a un allarme! Pikachu ti aveva avvertito! Chi ha osato toccare la ciambella? Jigglypuff, attenta! Ma è troppo tardi! La guardia non tollera i trasgressori nella sua prigione! Pensavano che fosse così facile scappare dalla prigione dei Pokémon! Avete scelto il turno sbagliato! Pikachu è arrabbiata! Sembra che il piano di Ash abbia fallito! Dovremmo seguire il piano B! Questa volta tutto deve funzionare! Dopotutto sono stati chiamati migliori! Beedrill, stai lì mentre Charmander libera Pikachu! Forza! Pikachu, resisti ancora un po'! La squadra di soccorso è qui! Fate attenzione, l'ultima squadra non ha avuto molta fortuna! Charmander vuole sciogliere le sbarre con il suo tocco infuocato! Sotto le sue mani qualsiasi metallo inizia a sciogliersi come il burro! Con tutto quel caldo gli allarmi antincendio sono scattati! Questo è un brutto segno! Dobbiamo sbrigarci! Beedrill aiuterà il Pokémon a guadagnare tempo per scappare! Questa sarà una lotta seria! Nessuno si tirerà indietro! Che ne dici di un po' di miele, ape? Questa è la debolezza di Beedrill! Non riesce a pensare ad altro! La guardia ha intrappolato Beedrill e non ha paura di lei! Ciao, ciao! Chi è il prossimo? Il piano di Ash è fallito di nuovo! Charmander è pronta a combattere! Le palle di fuoco sono cariche! Cos'è un piano antincendio senza estintore? La guardia ha vinto ancora! Charmander si arrende senza combattere! Un altro intruso nella collezione della guardia! Povera Pikachu! Sembra che ci vorrà un po'! Oh, non essere triste! Nel frattempo, Ash ha riunito una nuova squadra! Ecco Abra! Dov'è l'altro Pokémon? Ma chi è questo dormiglione? Ash non ha tempo di occuparsene! Abra non ha bisogno di ascoltare il piano! Lo apprende direttamente dalla mente di Ash! Tutto sarà fatto secondo i più alti standard! Ok, ok, per favore non deludermi! Abra inizia a mettere in atto il piano di Ash! Deve scoprire dove la guardia tiene le chiavi della cella di Pika! Nella Pokéball! Esatto! Ora tutto ciò che resta da fare ad Abra è prenderla! Cosa sta succedendo qui? Ash ha deciso di aiutarle. Distrae la guardia interferendo con la TV. Ottimo piano, Ash! Cosa c'è che non va? Perché i canali continuano a cambiare? Dov'è il mio canale Trum Trum Food? C'è anche un rumore d'acqua. La guardia non vede l'ora di fare due cose. Aggiustare la TV e andare in bagno. Abra, non perdere altro tempo. Prendi le chiavi finché puoi. Non resta che aprire la cella! Pikachu non si aspetta nemmeno che possa funzionare! Meglio fare un pisolino! Anche Abra pensa che sia una buona idea! Solo 5 minuti e poi riprenderanno! La guardia è pronta a servire la legge con rinnovata forza! Cosa c'è adesso? Sono rimasti dei Pokémon in questa città che non sono venuti qui oggi! Ok, dormiglione! Dormirai in una Pokéball! La guardia ha fatto una tripletta oggi! Chi è quel Pokémon? È Slowpoke! Pessimo tempismo, come sempre! Cerchi il tuo amico per caso! Vai dritto da lui! Assolutamente no! Ora basta! Ecco la mia ultima speranza! Pronto? Veramente sono qui! Evviva, guarda, hanno imprigionato Pikachu! La piccola Pikachu ha completamente perso la fiducia nel suo salvataggio! Ed ecco la guardia! Penso che sia in ritardo! Il suo turno è finito! Sarà sostituita da un altro ufficiale! Dobbiamo mettere in ordine questo posto, specialmente la scatola delle ciambelle! Cosa? La guardia non vede una ciambella da 15 minuti! Come resistere?
Forza, Misty! Libera il Pokémon! Guarda! È Eevee! Puoi distrarre la guardia? Per Eevee sarà un gioco da ragazzi. Anche Pikachu è rimasta impressionata dalla sua nuova salvatrice. E non è l'unica. L'unica cosa più attraente di una ciambella alla fragola è l'incredibile Eevee. Chiamate i rinforzi! Penso che il suo cuore sia stato rubato. Quella criminale è pericolosamente bella. La guardia innamorata non si accorge di Misty che prende le chiavi. Pikachu è felicissima per l'operazione riuscita. Aspetta un attimo. Ma la vedi? Eevee ha toccato l'orgoglio di Misty. Pensa di essere l'unica bellezza qui? Misty è altrettanto carina. Ci risiamo. Pika è solo a un metro dalla libertà, ma è comunque troppo lontano. Ehi, agente, sono qui. Misty sta perdendo nella gara di fascino contro il suo Pokémon. Misty, sei fuori di testa! Vattene! Oh, agente, cosa fai stasera? Voi due vi conoscete? Ignorala! Eevee è riuscita a salvare la situazione. La guardia non riesce a staccare gli occhi da Eevee. Farebbe di tutto per lei. Anche una proposta di matrimonio. Nessuno ha mai fatto la proposta a Misty in tutti questi anni. Ed Eevee la riceve dal primo ragazzo che incontra. Che momento dolce. Succede solo una volta nella vita. Cosa? Misty non ha resistito. A Eevee non piace che l'allenatrice interferisca con la sua vita personale. Silenzio! Riceveranno le manette invece degli anelli. Oh no! Mettetevi in salvo, ragazze! Ehi, il mio anello! Oh no! È la mia ciambella! Ash non riesce a credere che il suo piano sia fallito di nuovo. Come libererà Pikachu? Ci deve essere un modo. Forse la risposta è nel libro dei Pokémon. Potrebbe esserci qualche indizio. Vediamo. Questo libro contiene la discendenza di ogni Pokémon e anche i gradi di evoluzione. Incredibile! Pichu e Pikachu! Sono imparentate! C'è l'intero albero genealogico qui. Questa è una prova conclusiva. Andiamo da Pikachu! Il nuovo ufficiale sta spadroneggiando sui poveri Pokémon. Ma faresti meglio non scherzare con lei. Sono qui per te. Ash ha portato in prigione un vero criminale. Pichu è imparentata con Pikachu, il che significa che non può averla rapita, perché sono una famiglia. Fermati! In nome della legge, ti mando in galera! Pikachu, aspetta ancora un po', ok? Ora scambiatevi! Giustizia è fatta! L'ufficiale ha deciso di restituire agli allenatori i loro amici. Grazie, agente! Ciao, Ross! Che teppista! Ross proprio non se l'aspettava. Che strano rumore! Gengar stava solo aspettando altri visitatori! Ross, sembra che la tua Pokéball sia impotente qui! Sveglia, Pikachu! C'è del lavoro da fare! Quindi era un sogno? Pika non trova la posizione giusta. Vuole tornare al suo sogno per giocare con la bambina. Abra è preoccupato per la sonnolenza della sua coinquilina. Forse è malata? Pikachu non si sente bene. Ha la febbre? E se fosse contagiosa? Abra ha deciso di non correre rischi. Pikachu, devi stare attenta a dove cadi. Come faccio a dormire adesso? Non funziona niente. Ecco Abra, è tornato con l'acqua per Pika. Abra non pensa che sia il momento del romanticismo. Pika dovrebbe riprendersi. Che cosa? L'acqua non è amica dell'elettricità. A cosa stavi pensando, Abra? Forse una ciambella la tirerà su di morale. Ma Pikachu è già infastidita da queste goffe avance. C'è una cosa a cui Pikachu non può resistere, giusto? Oh no, è una cosa seria! Questa è la prima volta che Pikachu rifiuta. Pikachu, hai mangiato qualcosa di dolce ultimamente? Perché hai così tanti brufoli? Penso che la malattia stia iniziando a peggiorare. Abra ha deciso di non correre rischi. Abra, perché sei così emozionato? Sembra che Pikachu abbia una nuova aggiunta per la squadra. Sembra che Abra sia diventato papà. Nonna Beedrill non vede l'ora di vedere la bambina. Abra, non dovresti spaventare gli anziani, per non parlare dei Pokémon. Faresti meglio ad aiutare la nonna a portare le sue cose. Era tanto che non si vedevano. A Beedrill mancava tanto Pika. Beedrill aspettava da tempo una nipotina. Non essere invidiosa, Pikachu. Un giorno diventerai nonna anche tu. Beedrill ha un regalo per i giovani Pokémon. Ed ecco la sua borsa. Questo è per la bambina. Questo è per la pulizia. Ed ecco alcuni dei giocattoli di Abra. La bambina ne ha più bisogno di lui. Sei sicura che il pannolino sia pulito? Resisti, Pikachu. La maternità è diventata un peso insopportabile con Beedrill in giro.
Ma la nonna non ha nemmeno iniziato a dare lezioni di vita. E un ultimo regalo. Pikachu è disposta a rinunciarvi per evitare di essere investita. Oh, è solo un passeggino. Tieni, Abra. Le ragazze hanno molto altro da fare. Resisti, Abra. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Beedrill pensa che la bambina abbia bisogno di aria fresca. Ai suoi tempi l'aria era più pulita, non c'erano tutte quelle fabbriche. Penso che questa sia la salvezza di Pikachu. E Ash non sa che Pikachu ha una nuova aggiunta in famiglia. L'allenatore non vede l'ora di conoscere il nuovo Pokémon. Che generazione! Non come quella di una volta. Penso che la bambina stia crescendo sotto i miei occhi. Il cuore di una madre non può essere più felice di così. La bambina ha già messo su un po' di peso. Sei pronta, piccola? È ora di fare il bagno? Abra pensa che la temperatura sia giusta. Preparati per l'immersione! È meglio non fare il bagno con un Pokémon elettrico. È qui che torna utile il gel doccia di nonna Beedrill. Bravo, Abra! La sicurezza prima di tutto. Ora puoi rendere tua figlia non solo pulita, ma addirittura brillante. Che meravigliosi genitori sono Abra e Pikachu! I sogni sono più dolci dopo il bagnetto. E un libro è la più grande guida al mondo dei sogni. Cosa? Sembra funzionare. Abra è diventato molto premuroso con la genitorialità. Ok, Abra, faremo silenzio. Cosa sta succedendo? Abra, cosa hai fatto? Aspetta, se Pikachu è appena entrata, chi gli stava lanciando del cibo? Ora Pikachu gli insegnerà come si fa. Prima di tutto dovresti iniziare con le cose più gustose. Esatto, Abra ha capito. Ora il pranzo andrà liscio. Pikachu, non preoccuparti, il ketchup non è finito. Ce l'ha Abra, anche lui vuole essere un buon padre. Abra, ecco qualcosa per tirarti su di morale. Ma penso che la bambina sia piena e felice. Oh no, c'è qualcosa che non va. Ovviamente non è contenta di qualcosa. Sta bene? Sta crescendo ancora un po'. Siete dei grandi genitori. Ash non vede l'ora di iniziare l'allenamento. Ha una ricompensa per Pikachu. Ma Pika sembra distratta. Ash non riconosce il suo Pokémon. Scusa, allenatore, sono preoccupata per Abra e la bambina. Abra vuole salutare l'allenatore. Pikachu corre dietro alla Pokéball volante. È una vera eroina. Forza, Pikachu, torna ad allenarti. Abrachu non rotolerà più via. Pika è concentrata e pronta ad attaccare. Abra continua a non riprendersi dopo la caduta. E fa bene ad andarsene. Meglio non distrarre Pika dal suo allenamento. L'allenatore riconosce di nuovo la cara vecchia Pikachu. Ehi, forse la bambina vuole provare. Ottimo lavoro, sei proprio come tua madre. Pikachu è orgogliosa di sua figlia. Forse saranno nella stessa squadra quando crescerà. Ash sta per candidarsi per la nomination come allenatore dell'anno, ma Abrachu lo riporta con i piedi per terra. La guardia avvia l'ispezione. Nessuno entra nella sua sala senza il buon umore. Dove inizia la fila? Anche il nostro team ha deciso di andare al cinema. Ash li aiuterà a prendere posto il più velocemente possibile. Forse i dolci distrarranno la guardia. Ma il piano non ha funzionato. Ash non si arrenderà. Ha portato con sé una star. I Pokémon non hanno altra scelta che giocare con l'allenatore. Abra veste Pika con un costume da detective. La guardia ha riconosciuto la detective Pikachu. Solo un autografo, per favore. Oh, non vedo l'ora di vedermi sul grande schermo. Cosa? La pancia? È per il sequel? Oh, non posso lasciarti passare senza un autografo. Pikachu ha avuto pietà del fan e gli ha lasciato la sua firma. Questo deve essere il miglior giorno della vita della guardia. Fa entrare gli ospiti VIP senza fare la fila. È ora di portare la bambina a fare un controllo sanitario. Mettiti comoda, piccolina. La dottoressa vede la giovane coppia e corre da loro. Sono felici che la dottoressa si occupi di loro. La bambina non sembra essere compatibile con i dispositivi elettrici. La dottoressa ha un'altra idea. Allora, Blue, la tua assicurazione è stata rifiutata. Eccolo, uno stetoscopio preistorico. Stiamo per scoprirlo. Oh, oh, cosa succede alla luce? Penso che la dottoressa sia anche un tecnico delle lampade part-time. Brucia! Congratulazioni, avrete un... Ma i genitori non vogliono saperlo prima che sia il momento.
Allora perché la dottoressa ha affrontato tutto questo? Pikachu e Abra decidono di organizzare una festa di rivelazione di genere. Ash concede alla nonna di far scoppiare il palloncino. L'api è fatta apposta per questo. Sì, avrà una nipotina. La giovane madre passa tutto il suo tempo con la sua bambina. Cosa sta succedendo? Fa le scintille! Abra nel frattempo ha deciso di darsi da fare in cucina. Oh no, cos'è quel trambusto? E se Pika e la bambina fossero in pericolo? La Pokéball è diventata molto più grande. Ecco Abra! Fermi, banditi! Anche se non ci sono banditi, qualcuno gli ha rubato il cuore. E la loro bambina Abrachu. Non vede l'ora di tenerla tra le sue braccia. Oh, la sua prima scarica! Ross! È uscito di nuovo di prigione! Ridatemi i miei Pokémon o ve ne pentirete! Ma i Pokémon sanno che sarà Ross a pentirsene. Ross non riesce a capire perché rinuncino così facilmente al loro Pokémon. E poi è diventato tutto chiaro. Prendi la bambina. Già, meglio non intromettersi negli affari di famiglia. Ross, l'hai fatta grossa. Sembra sia ora di fare i loro primi selfie di famiglia. Questo sarà il primo capitolo dell'album della vita della piccola Abrachu. I Pokémon sono sicuri che la bambina se la caverà bene. Dopotutto è circondata non solo dai suoi genitori, ma anche da meravigliosi amici. Giocheranno sempre con lei e le daranno da mangiare. È di nuovo lui, Ross! Probabilmente ha fregato di nuovo la polizia. Sei abbastanza forte da metterti contro tutta la squadra? E non dimenticare la giovane Pokémon prodigio, ma non è qui per combattere. È qui con un regalo per il nuovo Pokémon. La piccola non rifiuterebbe mai un regalo. Tutto questo è sospetto. Ash e Beedrill sono sorpresi tanto quanto i genitori. È più probabile che gli elefanti inizino a volare piuttosto che Ross diventi buono.